gruppo, mi ricordo Morgan, Veghi, Trezzi, mi ricordo l'Emiliano, poi c'era il pazzo di Motta che faceva morire da ridere perché era un fenomeno nel giocare a basket, si chiamava Angeloni. Angelone. Angeloni, gli stessi ragazzi di Casorate che all'epoca erano i più grandi di noi e ci hanno insegnato la fatica, perché comunque loro facevano fatica quando si faceva gli allenamenti. E c'erano le ronfe tra velocisti, chi faceva mezzofondo, chi lanciava, quando si faceva il riscaldamento, si andava fuori a correre. Cioè, la sfida era sempre in atto, facendo fatica, facendo un lavoro abbastanza importante. Erano momenti belli. Oggi Sì. purtroppo, ahimè, anche pur avendo 38 anni, andare in pista, andare in un campo da calcio e allenare le persone di oggi, questi ragazzi di oggi, la mentalità che si ha è deprimente, purtroppo, devo dirlo. Non c'è nessuno, tutti vogliono vincere, ma non vogliono far fatica a nessuno. Tutti vogliono arrivare lontano, ma gli allenamenti non li vogliono fare. È difficile arrivare lontano. Ecco, ha vinto campionato italiano nel 59 nel pentathlon. 59. Sì, c'era il pentathlon, nel 59, scusa, nel 79, nel pentathlon con 3.400, prima ancora che venisse Ok. L'epatron. l'eptathlon, sì. Aspetta, se non ho capito se sono campionati italiani indoor o outdoor. Vediamo, eh. Dai, Beh, intanto tu. comunque quella che era nello sport che parla appunto Mennea, fatica, lavoro sui campi, e Credo. quando vedo nei suoi occhi, quando ne parla, si vede cosa ha fatto, cioè si capisce, cioè, la voglia di arrivare. Allora, io vorrei dire una cosa come fa, per quelli che ci seguono saranno mezzo, due, però una cosa sul corpo umano. Non si migliora e non ci sono segreti e magie. Si migliora di una percentuale minima la propria prestazione, arrivando da una situazione di forma medio-bassa, non di zero, come quando i calciatori, per esempio, tornano da 3 mesi di baldoria notturna, quindi lì è sotto il medio-basso, ma da una med forma medio-bassa si migliora del 3% dopo 2-3%, 5%. Dopo 5 settimane di 5 allenamenti seri più il recupero e non Cioè, il recupero. 25 allenamenti. Esatto. Dopo 25 allenamenti si migliora del 3-5%. Quindi facciamo un esempio che un atleta faccia 4, 12 su 100. 12 sui 100 diventa migliora, diventa 11,9, migliora di un decimo, 2 dopo un mese. Ora, pensare di fare un allenamento e di trovare un miglioramento immediato è folle, vuol dire essere ignoranti e non sapere come funziona il corpo umano. Il preparatore atletico nel calcio, negli altri sport, a questi a livelli così, ha più una funzione di motivatore se riesce a lavorare in maniera, dico una brutta parola, sinergica, o insomma andando d'accordo con il mister e gli altri.